a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno qui è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno su questo incredibile DLC. Signore e signori, dopo 3 miliardi di anni, una roba del genere. Fatto sta che mi sono un attimino rinfrescata la memoria riguardo l'ultimo episodio. Ci eravamo lasciati che praticamente Luis, avendo recuperato insomma gli elementi che gli occorrevano, ha cercato appunto di sintetizzare una pseudo cura, chiamiamola così, per cercare di rallentare il parassita che ovviamente ormai ragazzi ha infettato anche Ada. Infatti le ha iniettato questa cosa, e solo che Luis si è stupito del fatto che la cura non funzionasse, sembrasse perlomeno non funzionare. Quindi Ada gli ha detto che comunque dovrà ovviamente darle l'ambra, è per quella che lei è lì. E quindi niente, poi è finito il capitolo, quindi non ci resta che andare a cominciare quello nuovo. Perché se infetta anche tu, lui sei riuscito a preparare l'inibitore con gli ingredienti procurati da Ada, bla bla bla, quindi gli effetti della medicina tardano ad arrivare. Ok, eccoci qua. Niente, lei sembra avere ancora ragazzi tutti i sintomi. E appunto c'è il caro Mr. Kela che viene a farci compagnia, non vuole lasciarci troppo soli. Ok, ha funzionato. La medicina funziona. E meno male. Oh! Oh shit. Lui non sembra essere molto contento comunque del fatto che continuiamo a sfuggirgli, però noi siamo stati chiari, insomma. Non può funzionare fra di noi. Smettila, basta, arrenditi. Vai un po' a farti fare una pedicure. Piano, piano, piano. Mamma che ansia. Possibile che riusciamo ad evitarlo così facilmente? Forse per ora. Per adesso. Magari siamo riusciti un attimo a scamparla adesso. Devo trovarlo. Ok, inizia così il capitolo 5 ragazzi. E quindi appunto adesso dobbiamo andare a cercare Luis, proprio perché lui ha la nostra ambra attualmente. Allora, vediamo un pochettino come siamo messi. Abbiamo un solo spray medico, una piantina gialla che però per ora non ho potuto combinare. Per quanto riguarda le munizioni, mai abbastanza bene ragazzi, mai abbastanza bene. Quindi direi un attimino di guardarci intorno, anche se qua fuori sembra che possiamo accedere un po' dappertutto. Però dobbiamo ovviamente seguire Luis. Quindi aspetta un attimo, prima di analizzare l'improntazza di Luis, cosa c'è qua fuori? Mr. Kela, sei venuto qua fuori? Sicuramente sì. Però niente ragazzi, di qua la strada è sbarrata. Va bene dai, allora direi di utilizzare il nostro incredibile super magico occhio bionico. Fantastico. Ecco qua, ecco fatto, niente. Quindi Luis se l'è data a gambe da questa parte. Direi comunque di stare pronti, perché veramente non si può mai sapere. Questa, possiamo aprirla? È chiusa, e te pareva. Mi interessavano quei due barilozzi là dietro, ma niente, resteremo a bocca asciutta. Le impronte di Luis. Eh sì. Deve essere andato da questa parte. Beh, se le impronte portano fin qui Ada, direi di sì, cara. Si è aperta anche quella per caso? No, 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 questa non c'entrava niente con i simboletti. Va bene, va bene, va bene. Me ne fanno una ragione. Che devo fare? Niente, non ci fanno raccogliere niente. Ragazzi, vorrà dire che scenderò di qua. Opla. Ecco, ha appoggiato anche le manine qui quando è caduto. Ma tu guarda un po' quanto è preciso sto occhio bionico. Incredibile. Va bene, proviamo a fare il giro, perché le impronte vanno appunto ovviamente... Ah, non posso fare il giro. Aspetta, aspetta, aspetta. Pejetas. Non mirate altro? Devo trovare il modo ragazzi per aprire là.
Cronache della ricerca ed è anche strappato, fantastico. Dicembre, 8 anni dalla mia illuminazione. I miei tentativi di combinare esseri umani e insetti non stanno dando buoni frutti. Questa fusione non porta i risultati che speravo e la mia pazienza si sta esaurendo. La governante ha sofferto a lungo e confesso di avere ancora la pelle d'oca quando sento le sue grida agonizzanti. Raggiungerò mai la perfezione? Ho due possibilità. La prima è continuare con il metodo attuale, senza cambiare niente, ma ampliando la ricerca di componenti di insetti compatibili. La seconda è più spietata, più immorale, aggiungere un organismo completamente differente. Se non eseguita al meglio, la seconda scelta rischierebbe di portare al fallimento, ma temo che non riuscirò a superare questo punto morto se non cambio qualcosa nei miei metodi. Se le cose continuano così, la governante collasserà. Devo decidere cosa fare adesso. Il suo umile servitore, Isidro Uriarte Talavera. Isidro, ma... dico io, no? Ma come diavolo ha fatto a venirti in mente una simile aberrazione, unire esseri umani e insetti? Come ha fatto? Che cosa ti sei fumato per farti venire in mente una roba simile? Vabbè, comunque. Proviamo a salire di qua, magari ragazzi c'è una leva da qualche parte. Oh, ecco i barilozzi che volevo. Mamma mia, quante pesetas. Munizioni fucile e va bene. E quindi adesso posso usare la leva. Ok, se faccio il giro di qua, ovviamente posso riutilizzare la leva così che mi si apra la porta di sotto. Top! C'è sempre un piano B, ragazzi. Ecco fatto. Allora, sì, ma adesso mi si è sbarrata la strada di qua. Mi state prendendo per i fondelli per caso? Come dovrei fare? Come faccio a uscire se chiudo questa? Come faccio? C'è qualcosa che non torna, ragazzi. Mi sto perdendo qualcosa. Aspettate un attimo, ragazzi. Allora, io intanto riapro qua, perché se no non posso passare di là. E niente, qui da dove sono arrivata. E come cacchiaro la faccio? Come faccio? Se lì è chiuso. Aspetta, credo di aver capito. Poi mi devo ributtare da sopra. Va bene. Proviamo così. Vediamo se sono riuscita a capire. Però se poi chiudo di qua, cioè se tiro la leva. Aspettate un attimo, scusate, fatemi vedere di qua se c'è altro, perché aspetta un attimo. Di qua posso scendere però, perché se tiro questa leva, ragazzi, ovviamente mi si chiude questa porta, quindi non posso scendere dall'altra parte. Quindi proviamo a scendere di qua per pura curiosità. Fatemi vedere. Oh, ciao ragazzi, finalmente ci si rivede, eh? Finalmente. Allora, qua ci deve essere la leva col sole, ragazzi. Va bene, andiamo, basta indugiare, mi sono rotta le palle, ciao. Zitto, e t'ho mancato pure, dai. Patapummete, quanti siete? Eh no, mo basta. Non ci provare. Così impari la prossima volta ad aggredirmi così. Io non lo so, oh, pure tu vai giù. Non ci provare. Troppo lenta merdina. Grazie. Ok, allora pesetas, polvere da sparo e pesetas. Questo era pieno di soldi. Vediamo qua dentro cosa c'è invece. Una bella corona elegante in cui possiamo incastonare altre gemme. Va bene, mo a parte tutto ciò, a me serve la leva col sole. E la leva col sole deve essere da questa parte, giusto? Esatto, vedi? Cioè, perlomeno la leva che mi permette di aprire, ecco, adesso il sole. Quindi vediamo un attimo, ragazzi. Allora, uscendo di qua adesso... andiamo giù. Ok, lui si è passato di qua, perfetto. Ok, ci ha fatto fare un altro giro, ma alla fine siamo scesi sempre da lì. Perfetto. A salute, come siamo messi? Non benissimo, ma non vorrei usare adesso lo spray. Che è successo qua? Che cos'è? What the fuck? Nota di Luis! Ma dai, grazie! Ada, spero che sia tu a leggermi. Sto andando alla miniera per cercare Leon. Alla miniera!
Tu stai andando alla miniera! Cioè, avevi detto che mi aspettavi! Ho sentito Ramon tramite l'interfono del castello dire che è diretto lì. Finirà nei guai. Puoi arrivarci attraverso i canali. È pericoloso, ma ho lasciato dei segnali per indicarti la direzione giusta. Luis conosce bene questo posto. Fantastico. Segnali piccolini, devo dire, ma almeno si fanno notare. Va bene, sì, è stato quel momento in cui praticamente poi Leon e Luis si sono divertiti sopra i carrelli. Se non sbaglio, sarà quello il momento. Va bene, io vado, Oh, ma calarsi così è fantastico. Che meraviglia, di una comodità incredibile. This way, da questa parte. Sarei curiosa di sapere con cosa ha scritto queste indicazioni. Forse non lo voglio sapere. Va bene. Qua ci dovrebbe essere pure un tesoro. Fatemi vedere, visto che ho comprato la mappa del tesoro. Ho dei tesori. Una bella lacrimuccia viola. Ma che carina. Va bene, adesso possiamo procedere, ragazzi. Andiamo. Non si risveglierà nessuno di voi, vero? Sembrerebbe di no. Siete la puta che te pario. Siete abbastanza marci. Maledetti pistrelli. Pistrelli. Non mi sembra affatto un buon segno. Per alveare che intendi? Insettoni? No. Insettoni no, per favore. È tutto tranne il rigeneratore se insettoni, vi prego. Non so se ce la faccio a sostenere una cosa del genere. Per arrivare dall'altra parte c'è un forziere, ci sarà. Ah, mi dovrei buttare dentro questa acquetta putrida. Va bene, troveremo magari un modo o forse no. Ciao ragazzi! Quanto siete belli. Arrivano cattivissimi. Io però non vorrei sprecare granate, sinceramente. Tua ermana! Niente, raga, continuo a sbagliare. Faccio veramente pena. Vai! 2 in 1. Bombete. Ammazzalo! Meglio ammazzarlo prima che si trasformi in uno schifo, ragazzi. Ok, vai. Ancora, super calcio la Chuck Norris, incredibile. Pegetas, ciao caro. Te mi aspetti lì? Ok, vai di nuovo. Ammazzalo. Muore, bastardo, che non sei altro. Che cavolo. No, non ci si comporta così, guarda. Trasformarsi in plaga quando non è stato espressamente richiesto. Cioè, lo sto mancando alla grandissima. Direi che è abbastanza maleducato. Quindi tieni quei tuoi tentacolacci lontani da me, grazie. Bene, allora, c'è altro qua. Sì, ci sono tesori. C'è rubino, pegetas, un'altra piantina gialla. E pegetas. Allora, io la piantina gialla la userei anche volentieri. Però se non mi date piantine verdi, non posso fare un cavolo. Allora, direi, ragazzi, visto che ci siamo, di creare munizioni fucile. E non posso fare più niente. E vai. Ok, intanto ricarichiamo, va, che non si sa mai. Perfetto, possiamo andare? Possiamo procedere? Aspetta, però, ci sono vari tesori sparsi da ste parti. E là in fondo ho visto anche la... La fiaccola di Eusti. Raga, ditemi come posso io sprecare 2 colpi così. Cioè, è scandaloso, veramente scandaloso. Allora, prima che io mi perda qualcos'altro... Vabbè, intanto dobbiamo andare per forza di qua. Mi sa, qua non si apre, figurati. Tutto maledettamente chiuso. E Eusti, ti vedo! Splish splash! Ma vai a splishare tu. Dentro non mi tuffo. Esatto, cioè, io non c'è. Ada mi ha letto veramente nel pensiero, ragazzi. Cosa abbiamo qua? Munizioni pesetas e polvere da sparo. Perfetto, munizioni per pistola per essere specifici. E nell'acqua schifosa anche no, grazie. Anche se sarebbe proprio il modo più veloce e diretto per arrivare da Eusti. Però siccome ovviamente Ada è una donna, non ha la minima intenzione di tuffarsi nell'acqua putrida. E sono d'accordo con lei. No, siete dei maledettissimi pezzi di sterco. Veramente maledettissimi, Ciao caro. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ci dovranno rimettere proprio gli insettoni. Che bastardi malefici. Ah, inaccettabile tutto ciò. Veramente inaccettabile. Non ce la posso fare. No, non posso. Che dice? Il signore dei canali, dovrei ridere?
C'è un qualche riferimento al Signore degli Anelli, lo so. Avete visto quella bestia gigante che si muove nell'acqua? Pare che nei torbidi canali di Gregorio regni un vero e proprio signore. Voglio scoprire cosa si tratta, che qualcuno lo catturi per me. Vendi il signore dei canali. Ma che c'è? Sembra una cosa, raga, che fa ridere. E va bene, quindi cioè, probabilmente si deve ammazzare tipo un mega insetto o robe simili. Nei canali di Gregorio, quindi le zone... La zona principalmente è questa. Però, cioè, dove lo vado a beccare, Gregorio? Eusti! Bello di casa che si rivede dopo tanto tempo. Ma zitto. Cronologia della famiglia Salazar. Canali. Per tanti anni l'esistenza dei canali al di sotto del castello è stata dimenticata. Secondo i nostri registri furono costruiti dal conte Gregorio, l'architetto della terza generazione. Non è chiaro per quale motivo furono creati, ma è possibile che abbia a che fare col tentativo di trattenere insetti mortali che avevano afflitto il suo predecessore, conte Ippolito. D'altronde, l'acqua è un simbolo di purezza per la famiglia Salazar. I canali di Gregorio furono riscoperti durante gli scavi di un tunnel sotterraneo, ordinati dal conte Ramon dell'ottava generazione. La loro architettura splendida ed elaborata è solo uno dei tanti esempi del brillante lavoro di Gregorio. Ha reindirizzato il corso del fiume sottoterra, dando vita a un acquedotto e un sistema fognario. I canali possono anche essere usati per immagazzinare l'acqua durante i periodi di siccità. La costruzione è un'impressionante prodezza architettonica per quei tempi. Il suo splendore è sprecato per quello stolto che ci governa. Ha mostrato interesse per i canali soltanto quando ha pensato di usarli per affogare coloro che osano ribellarsi a lui. Che insolenza! Gregorio si starà rivoltando nella tomba. Molto probabilmente sì, quasi sicuramente, insomma. Ecco qua, ragazzi. Ok, questa l'avamo appunto completata, quindi ci siamo beccati la bellezza di sette spinelli. Quindi, oh ragazzi, qua c'è lo Stingray. Bello, però non ho abbastanza pesetas purtroppo. Che pallonze. Allora ragazzi, direi di vendere intanto queste due lacrime viola. E nel frattempo possiamo incastonare qualche altra cosa. Allora, il bracciale è già a posto. Qua ce ne serve soltanto un'altra rotonda, quindi direi di metterci assolutamente quest'altro rubino. Per quanto riguarda la corona, allora, una rettangolare, anzi ne servirebbero tre rettangolari, ragazzi. Beh, intanto mettiamo quest'altro rubino, quindi ci servirebbero altre tre gemme. Quindi intanto vendiamo appunto la lampada con farfalle e il bracciale elegante. Il berillo rosso non l'avevo visto. Quindi intanto ragazzi ci incastoniamo pure quest'altro berillo rosso. Perfetto, quindi ce ne mancano solo due. E nel frattempo però ho accumulato la bellezza di 62 pesetas. Direi ragazzi, direi di comprarlo lo Stingray, perché comunque può essere utile. Spero di non stare sprecando soldi, ma non credo, perché comunque un buon acquisto. Eccolo qua, perfetto. Visto che ci siamo, ragazzi, aumento la potenza proprio dello Stingray per 15.000 pesetas. E via così, perfetto. Spera lo stesso. Ok, ragazzi, questa attualmente è la nostra valigetta. Quasi quasi mi compro un altro spray medico, ragazzi. Non abbiamo trovato altre piantine, quindi direi che per ora facciamo così. Quelle due gialle me le tengo ovviamente per non appena riesco a trovare una pianta verde, quindi potermi potenziare. Quindi mettiamo in scelta rapida, ragazzi, lo Stingray, così a portata di mano. Fantastico, meraviglioso. E direi da ah, che puta madre che te pariò. Lurido schifo che non sei altro, maledetto. Polvere da sparo, accidenti. E polvere da sparo, che cavolo. Mostri così cominceranno a sbucare da tutte le parti, no? Suppongo. Mi sa che mi tocca usare uno spray, ragazzi. So, con la salute stavo messa proprio male. Va bene, allora, armiamoci un attimo di fucile. Che cavolo. Che cavolo, ci mancavano sti cosi, che schifo, come al solito. Zaffiro, perfetto. Un'altra pietra da incastonare per l'incredibile corona. Ecco qua, ne manca una rettangolare, ragazzi. Oh. E non ci bastavano. Oh, che meraviglia, non ci bastavano, no? Ah, proviamo a usare... Niente, senza mirino, ragazzi, può essere un po' più fastidiosa la questione. E state fermo. Mannaggia la miseria, mannaggia pesetas. Ok ragazzi, allora direi, visto che ce le ho, di comprare il mirino ad alta precisione per la carabina. Perfetto, allora montiamolo pure. Ecco fatto. Perfetto ragazzi, così la cosa è molto più gestibile. Ovviamente, fantastico. Quindi continuiamo, sempre se qualcun altro non ci interromperà.
perché vorrei provare ad avanzare, ma se qua continuano a uscire mostri di qua, mostri di là, e vediamo un po'. Allora, pesetas, pesetas e polvere da sparo. Che mas, che altro, che mas. Qua ce l'ho una chiave per aprire. Una piccola ce l'ho, va bene, dai, usiamola, se no perché cavolo l'ho comprata. Ok, barra d'oro, top. Ma allora torno subito indietro. Sono 10 volte, ragazzi, che torno da Eusti. Ormai ne avrà gli zebedei pieni. Ok, vendiamo questa barra d'oro, ragazzi, che vale la bellezza di 15.000 pesetas. Allora, questo ciondolo, ragazzi, potrebbe essere molto utile. Se non sbaglio me l'aveva suggerito anche qualcuno di voi. Adesso con la bellezza di 13 spinelli per 5 direi di comprare questo ciondolo speciale, che permette appunto di strappare via lo scudo da alcuni nemici usando il lanciarampino. Può essere davvero molto utile, perché quelli con lo scudo, ragazzi, veramente sono un dito nel sedere. Ok, personalizza valigetta, ragazzi, lo mettiamo immediatamente. Eccolo qua. E andiamo, ce la farò a vedere cosa ci aspetta dall'altra parte. Minchia. Perfetto, allora giriamo sta cosa. Cosa c'è qua dentro? Mirino con biosensore. What? Evidenzia entità biologiche. Perché? Perché questo mirino? Che questo mirino l'avevo usato solo con determinati nemici. Perché? Uno scherzetto. Ok, va bene. Riordinando la valigetta sono riuscita a ficcarcelo. Quindi ovviamente lo prendo. Se ce l'hanno dato un motivo ci sarà, ma mi sa che questo motivo non mi piacerà per niente. Quindi giriamo sta benedetta cosa. Questa non è una buona notizia. Ok, splish e splash. Così risolvo il problema dell'acqua. Perfetto. Acqua drenata. Qua, da dove sono riuscita? Vediamo un po'. Intanto qua, ragazzi, c'è un forziere. Oh, specchio con perle rubini. Ammappete, pure questo sarà da vendere, ovviamente. Vediamo un pochettino. Taratatata, posso passare. Ok, qua da dove sono... Oddio, oddio. Oddio, è qua. Oddio, dov'è? È qua sopra. La puta che te parió. Che palle! Quanto odio sti cosi! Munizioni pistola, quanto vi odio! Dio santissimo! Ok, polvere da sparo. Eppure a voi, non ti credere. Mannaggia! Ok. Mazza, regà. Veramente che odio, eh. Mamma mia, pesetas. Ma qua da dove... cioè, dove sono riuscita? Aspetta un attimo. Che non mi sto orientando, che gran novità. Perché... alla puta che te pari, io pure a te! L'acqua è stata drenata, ma... non sto capendo da dove sono uscita. Sì, comunque temo non sia di qua che devo andare. Perché se non sbaglio mi potevo buttare, insomma, nel posto dove c'è l'acqua anche da Eusti. Infatti, vedete, ragazzi, si può scendere anche da qua. E credo che è proprio di qua che devo andare. Infatti l'obiettivo, perlomeno obiettivo intermedio. Ah, qua sotto mi sa che ci sta quello dell'obiettivo secondario. Ecco. Ah, mi posso vendere specchio con perle e rubini. Perfetto, vai. Ripariamo il coltello visto che ci siamo. Io penso, ragazzi, che non andrò a cercare questo coso. Il mio obiettivo è di qua. Solo che mo devo ritrovare da dove sono... cioè, devo tornare comunque da dove sono arrivata. Ok. Cerchiamo di non sprecare troppe munizioni per quanto possibile. Che mo che ci stanno pure gli amici insetti. Ok, munizioni pistola, perfetto. Allora, devo andare dove c'era scritto splish e splash, proprio di qua. Ma da dove... allora devo scendere per forza qua, ragazzi. Ok, va bene, vorrà dire che andrò di qua. Che schifo, mi sono comunque immersa nell'acqua putrida. La biscia, la vipera, oh, che cavolo è. Ok, me la dai? Ok, perfetto. Questa mi dà pure... cioè, mi ripristina la salute, se non sbaglio. Se me la magno, buona? Ecco fatto, sì. Di qua c'è un tesoro. Comunque dovrei esplorare un pochettino dappertutto, ragazzi. Anche se non è che mi entusiasmi tantissimo l'idea. Perché qua è tutto schifosamente buio. Non oso immaginare cosa ci sia qua sotto. Allora, munizioni mitragliatrice. Niente, raga. Non è incoraggiante, ma proprio no. Ok, vai, 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 vai. Colpisci, colpisci. Approfittiamo. Pejatas. Vediamo, qua c'è un'altra bissia. Perché continua a dire bissia se è una vipera? Non lo so, non me lo chiedete, ragazzi.
Va bene lo stesso, va bene così, perfetto. Intanto la prendo, vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Colpi pistola. Ammazza, la valigetta sta tipo per esplodere ormai. Allora, dall'altra parte dovrei andare perché c'è un tesoro. Quindi sono venuta un attimino di qua, ma vediamo un po' cosa c'è qua in giro, ragazzi. Munizioni mitragliatrice, me ne stanno dando così tante che non è incoraggiante per niente, come al solito. Proviamo a tornare un attimino di qua e a vedere cosa mi son persa. Ok, dall'altra parte. Devo provare ad andare dall'altra parte perché ci dovrebbe essere un tesoro alla fine di sti condotti. Ah! Ma puttana madre, che te pari. Oh! Via. Oddio, ma che è questo? Ma che cos'è sto coso? Oh! Oh, stordente! Oddio! 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 Mamma mia, oh! Polvere da sparo! Pesetas! Dov'è sto benedetto tesoro? Ok, dovrebbe essere proprio qua. Ah, eccolo! Manca a farci apposta, c'è pure una scatola. Pesetas e pesetas, tesorino, grazie. Diamante giallo. Me ne serviva una rettangolare, ma vabbè. Oddio, che incubo! Che incubo terribile. Sei una merdina. Oh, sto per morire. Ma che cavolo. Cioè, me deve costringere. Mo' me deve far sprecare i colpi. Cazzo, non ho ricaricato. Dov'è? Minchia, l'avevo visto. Vai al diavolo, Ok, è morto. Sì. Oddio, polvere da sparo, polvere da sparo. Ma quanti cazzo. Ce ne sono, mannaggia santa. Allora, via. Usciamo un attimo. Cosa c'è qua? Niente, non posso prenderle per ora. Non le posso prendere. Maledizione. E che incubo. Allora, munizioni fucile, ragazzi. Rifacciamocene un po'. Sarà un incubo, temo, d'ora in avanti. Allora, ragazzi, per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare. So che non abbiamo visto tantissimo, ma almeno siamo riusciti comunque ad avanzare. E direi di lasciare questa zona meravigliosa per il prossimo episodio, così almeno lo inizierò con un pochettino più di preparazione psicologica, perché veramente non so cosa aspettarmi. Qualcuno di voi aveva scritto che le cose non sarebbero state facili, quindi probabilmente non mancherà neanche tantissimo alla fine. Ergo, suppongo proprio che le situazioni saranno abbastanza spinose. Che bello, non vedo l'ora. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione, lo budoscio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.